Luca. Luke. Dove mi siedo? Qui, Pietro, tra di noi. Benvenuto. Marco, che dici? È un grandissimo. Abbiamo atteso 20 anni. Che c'è la copertina, no, ma chi di se ne importa? Scusate, ci sono delle foto meravigliose. Manuel, sì, vabbè, ma non è molto simpatico di proiettarmi 32 anni fa. Ma sei, sei uguale. Oh, sono stupendo. No, posso averlo questo giornale poi? No, non c'è Luke, perché da Dio. Ecco, quanti anni avevi, Luke, qua? Ecco, quanti anni avevi? 72 18 no 72 2007 quanto fanno 30 35 o 35 o 63 anni. Ma ti posso dire che il fascino è lo stesso, quindi non devi assolutamente dire quello che ti hai detto prima. La risposta è meno fulgorante. Allora, Luke Merenda, attore cult degli anni 70-80, poi a un certo punto tu decidi di dire basta, mi sono rotto le scatole e cambio lavoro, cambio mestiere. È vero? Sì, cioè sì. E sei diventato un... Sono diventato antiquariato, sì. Però, antiquario sei diventato. Antiquario, però in un campo un po' particolare, Giappone, Cina, Africa, sud-est asiatico, perciò dei mobili stupendi. Eccoli. Ci stanno. Ecco, questo è un tavolo del fine Settecento e sembra disegnata da Pininfarina, perciò... questo è metà 18, perciò primo del 2008, laccato ed è una cosa incredibile. Vorrei questo una tavola da musica dove mettevano le lutte e dove scrivevano le partizioni, questo è proprio stupendo. Questo anche era nelle tempi. Sì. Questo si mette dietro. Sì, sì. Dietro i divani, questo è una cosa che ha più di 450 anni, ed è un modernismo incredibile. Questo era un tavolo d'altare nelle tempie e tu lo metti sotto questo, guarda, questo ha 300 anni, guarda il disegno, sembra Pininfarina. Sembra, mamma mia. Perciò io amo la Cina grazie all'Italia. Però ecco, questo è 400 anni, letto di riposo. Bellissimo. Di un modernismo incredibile. Cioè, e questo è un letto d'opium dove ricevevano, invece di dare champagne o whisky, tu fumavi la pipa d'opium, non solo nelle fumerie ma nelle case. Questo è un modernismo, questo è giapponese, è shintoista, cioè una filosofia e un pezzo che ha 250 anni. E, e quanto tempo è che non tornavi a Roma invece? 20 anni. 20 anni. Per questo che sono... E come l'hai trovata? Divina, perché io quando atterro a Fiumicino l'unico posto dove ho emozione è quando arrivo all'aeroporto, poi mi incacchio perché le valigie non arrivano mai. Ho camminato ieri sera dentro Roma e ho trovato i giornali dappertutto, l'ho trovata sporca, però i colori, i profumi, l'anima è Roma. Ma tutti voi attori di quel tempo, anni e 70, amate Roma in una maniera particolare. Ma non c'è un'altra città al mondo che abbia la minima corrispondenza. È peggiorata però forse, ma no, non credo. Abbiamo, anch'io sono peggiorato. Il nostro cinema è anche un pochino peggiorato. No, ma perché? No, secondo me no. Rispetto... Lui è tarantiniano, quindi... No, quindi lui anche, perché ha fatto Ocean 2. No, lo so, lì volevo arrivare. Sì, allora, se si vuoi arrivare... Ecco, sentiamo. Cioè, Quentin Tarantino disse secoli fa, Merenda è uno dei miei attori colti. Lo dice sempre, però. Vabbè, ma sono, sai, gli americani sono molto più generosi di noi, poi la spontaneità non so. Comunque, per quale film impazzì Tarantino? Era con Fernando Di Leo, era la rapina, la caccia spietata ai rapitori. La città sconvolta. Perciò mi disse, poi è diventato molto importante, perciò mi disse almeno avrò un ricordo però di uno dei miei film. E poi 3-4 mesi fa mi hanno chiesto di fare una partecipazione. Non avevo il copione, non avevo niente, però mi sembrava giusto di restituire l'omaggio che mi fece allora. E sono andato a girare un giorno a Praga. In Hostel Parte 2. Noi abbiamo un pezzo Fernando Di Leo che parla di... Di Luke Merenda. Di Luke Merenda, credo, è vero? Ah sì? Sì. Vediamo se parte questo pezzo. Luke Merenda l'ho avuto in 4-5 film perché aveva il physique du rôle. Thank you.
come attore era più che discreto. Naturalmente Paul Newman, Redford e il buon Merenda. La famosa corsa, ne parlavamo con Luca. Adesso è più Parigi-Dakar che Formula 1. Consenti, un altro film tuo celebre era Torso, o come si chiama? I corpi presentano tracce di violenza di... Girato a Perugia, no? Con la Fenech, giusto? No, ce l'ha... No. Susi Kenda. Io faccio Tina Aumont e Susi Kenda. Era a Perugia, questo era il mio secondo film, credo, in Italia. Questo è il tuo secondo film? Tina Aumont è eccezionale. È morto poco tempo fa, Tina Aumont. E Susi Kenda, penso che è sempre con noi, ed era stupenda anche. Perugia stupenda, universitaria stupenda, infatti... Ti ricordi che uno dei capi delle Brigate Rosse è uscito dall'Università di Perugia? Perciò c'era qualcosa di... Anche Trento. Di vivo. Comunque, per rivedere in action, in azione, Luc Merenda, Hostel 2, dove tu fai un cattivo proprio all'inizio del film, doppiato in... com'è? In polacco. In cecoslovacco. Assolutamente, in quanto parla italiano. Ecco, nella coppia inglese invece in quella nostra c'è questo. Infatti non c'è trucco. Se Bush ha fatto una chiamata, ha detto mettiti una voce. Ecco, assurda. Mi hai detto che dovevi fare sia Sandokan sia il Monnezza. Sì, eri stato chiamato a fare, giusto? Sì. E dai, rifiutato. Ma vabbè, ma tu ti serve delle cose che ho detto che non volevo ripetere. Questa era... Però sono... Io sono il campione dei successi non realizzati, esatto, da me. Cioè, Sandokan, arrivavo in Italia, ero tutto cinema, non mi sembrava giusto di fare televisione. Perciò, anche se il regista mi piaceva... C'era il soldi, ma... Sì, che era uno... Non volevo fare televisione. Poi Monnezza... avevo i capelli, perciò non avrei mai messo una parrucca e poi non sghignazzo, anche se naturalmente faccio delle mosse, però, perciò non mi interessava la parte. E questo è stato il successo del film, perché era fatta Milian aveva a quel momento bisogno di mettersi dei... Avresti voluto farli adesso, ripensando? No, io sono monolitticamente stupido. Quello che non amavo nel 1975 non lo amo nel 2007. Oggi. Perfetto. Beh, poi c'è una evoluzione, certo, nei miei gusti, però su quello che è stato fatto rimango persuaso che ho fatto una stronzata giusta. Senti, e sulle donne abbiamo saputo che tu eri un celebre Latin lover. I love Latin. Però no, sono piuttosto nuovo. Come erano le donne italiane negli anni 70? Ma sono stupende. Io se andavo con il motorino è un incidente ogni 10 metri. Perché invece di guardare la macchina guardavo... Perché la donna italiana si muove di un modo incredibile, ha delle espressioni, veste divinamente. La francese, per esempio, difficilmente uno abbia voglia di rapire, cioè di violentare una donna francese. Perché se francese parli così, gli italiani invece... Sì, adesso ci sono 20 milioni di musulmani che sono nati in Francia, che sono francesi, perciò, scusa. No, sono nato in Francia, cioè... Svizzero, italiano, inglese, austriaco, greco e francese. Perciò sono... Il nome è tuo. Sì, avevo deciso quando avrebbe fatto un film spettacolarissimo. No, spettacolare. Sì, anche di più. Anche di più. Vabbè, straordinario, avrei preso un nome d'arte. Ho smesso prima. I tuoi film italiani preferiti quali sono? Tuoi? Che hai fatto te? Che pensi? Attenzione, indipendentemente del messaggio. Indipendentemente dal messaggio. Perché non ho mai fatto messaggio, perché un giorno sono il poliziotto, il giorno dopo sono gangster, terzo giorno sono un frate e poi magari non c'è una gran differenza. Allora quali sono?
Ma Milano Trema mi è piaciuto molto, Caccia spietata ai rapitori, perché mi piaceva rivendicare di aiutare il figlio del ricco rapito e potevo dire al padre che non dava i soldi. Napoli? Napoli si ribella. Napoli si ribella e Playman me lo prendo io. Scusate. Ma perché? Perché voglio vedere. Salutiamo Luke Merenda. Grazie Luke. Check it out, going out on a late night. Looking tight, feeling nice, it's a cockfight. I can tell, I just know that it's going down tonight. At the door, we don't wait, cause we know them. At the bar, six shots just beginning. That's when Dick hit. Luke era un compagno di merenda. Dai, andiamo a presentare. Ma... andiamo a presentare. Era lì. Tutti abbiamo il nostro artista.